Sanremo's Mystery. Ci troviamo nel teatro Ariston e quello che sta succedendo dietro le quinte è abbastanza insolito. L'obiettivo che bisognerà raggiungere in questo gioco sarà quello di trovare il colpevole, scoprire chi è stato a rapire Giovanna. Durante il Festival di Sanremo 2020, la moglie del conduttore Amadeus, Giovanna, scompare misteriosamente. Il presentatore viene allertato dal suo suggeritore Antonio, che ha trovato un biglietto di un presunto rapitore, nel quale Ellie rivela di avere un tatuaggio sul polso. Durante le ricerche si scopre che tutti i sospettati hanno quel tatuaggio. La serata viene sospesa e Amadeus deve indagare per scovare il colpevole, che potrebbe essere chiunque tra i protagonisti dell'evento. Prima di iniziare, tra i giocatori si sceglie un master che interpreterà il personaggio di Amadeus. Il master avrà il compito di svolgere le indagini per risolvere il caso della scomparsa di Giovanna attraverso delle domande specifiche. I giocatori, sulla base delle carte oggetto pescate, dovranno cercare di discolparsi con un alibi. All'inizio vengono distribuite a ogni giocatore tre carte con le quali dovrà difendersi dalle accuse raccontando delle storie di fantasia. Dopo che una carta è stata usata, viene rimossa dalla partita e il giocatore ne pesca un'altra, in modo da avere sempre tre oggetti a disposizione. La regola principale è che non c'è un colpevole prestabilito, sarà il master a deciderlo in base alla validità delle giustificazioni fornite dai giocatori.